Prego. Grazie per l'ospitalità. Quella sedia non è una sedia qualunque. Ti spiego. Allora, no, cioè, la prima domanda che si sono posti è qual è la sua sedia? Ah, dipende. Io ho detto, secondo me è quella. Sì, sì. In generale sì, anche per il mio mal di schiena. Però quella lì è la sedia, c'è un pianista che io adoro che è morto anni fa, che si chiama Glenn Gould, che è uno dei più grandi della storia del pianismo, che era un pazzo completo e suonava solo con un pianoforte, uno, e con una sedia che si era fatta costruire. E questa sedia è costruita, è stata rifatta copiando esattamente questa sedia sua, questo è un regalo che mi hanno fatto a un certo punto della mia vita. Bello. Ed era la sedia su cui suonava lui. Quindi sei sulla sedia di Glenn Gould. Voilà. Non sono sulla sedia di 900? No, non sei su quella. Aveva una sedia 900. No, era più elastico, diciamo. Allora, due parole, Alessandro. Grazie, grazie sul serio, perché è un'occasione anche per me. Volentieri. Io ho letto un po' dei tuoi libri, per cui, insomma, c'è anche un po' di emozioni in questo incontro, perché è come andare di là della scena e conoscere gli autori, vedere che cosa c'è stato dietro. In pochissime parole, tu sei in qualche maniera per me un emblema, una bandiera di chi nel proprio settore ha voluto andare oltre. Cioè, tu sai di musica, conosci di arte, sei uno scrittore, ma tu, insomma, della discontinuità ne hai fatto un mestiere. Oggi ho visto questo straordinario progetto della tua scuola. Ma oltre a questo è anche la tua capacità di vedere, mi piacerebbe che tu ci raccontassi questo ultimo libro che ho letto, che è The Game, che prova per una volta a guardare a questo mondo dove siamo tutti preoccupati da una parte, agitati e abbiamo paura, ma che è il mondo nostro di oggi ed è il nostro futuro anche. E quindi mi piaceva, sono rimasto veramente molto colpito da questo tuo libro, perché finalmente c'è stato qualcuno che è uscito dalla semplice analisi, è bella la disintermediazione, tutti possono parlare, abbiamo accesso alle conoscenze, siamo democratizzati, oppure che paura, non c'è più rapporto umano, no? Ma hai voluto dare una lettura più olistica. Ecco, io volevo che per quei pochi che mi ascoltano tu raccontassi il perché e proprio come esempio di discontinuità come vedi le cose. Ok, va bene. Andiamo? Devi andare a dire tutto quello che proprio vuoi. Proprio così tranquillo? Sì. Cioè, per esempio, parto da un fatto, no? Tutti dicono, ma sembra che questo mondo della tecnologia sia partito quasi casualmente, no? C'è stata una serie di inventori tecnici che erano chiusi in una stanza, mentre tu dici, no, guardate che forse in The Game c'è stato qualcuno che l'aveva pensata questa cosa qua. E secondo elemento, stavamo scappando, come i grandi cambiamenti nella storia, l'uomo sta scappando da una cosa che non gli piaceva. L'ultimo secolo dove abbiamo avuto le guerre e l'Europa ha prodotto più morti che qualsiasi altro punto del mondo. Sì, l'opinione diffusa è passiva rispetto all'evoluzione tecnologica, sembra qualcosa piombato dal cielo. In alcune interpretazioni qualcosa studiato da delle sorte di poteri comunque maligni, il cui unico scopo era il profitto, diciamo. E poi noi ci siamo trovati invischiati in sta roba, in questa serie di prodotti irresistibili, ma che producono un mondo che poi noi non vogliamo. Questo, diciamo, che è lo storytelling che a un certo punto è passato. E questo è quello che secondo me va combattuto, perché perdiamo una chance storica proprio. Perché tanto non è proprio, è troppo falso, tutti gli storytelling sono delle letture del reale, perché il reale non è così, così nitido, non esiste reale senza una lettura, i fatti di per sé non esistono, esiste sempre lo sguardo, la lettura, l'interpretazione, lo storytelling. Però quello storytelling non ci porta da nessuna parte ed è veramente troppo lontano dai fatti. I fatti sono che a un certo punto un numero abbastanza ristretto di umani ha deciso di andare dritto in una direzione di sviluppo che era una delle tante possibili, perché tutto il discorso digitale covava già da anni, non è che sia nato tutto improvvisamente. Le basi del linguaggio digitale le si conosceva, cioè era una possibilità che noi avevamo già da tempo, ma non interessava nessuno di fatto. I militari l'avevano usato per due o tre scopi piuttosto strumentali a loro. Ma però è vero, è storicamente vero, che c'è stato invece a un certo punto un piccolo gruppo, una comunità di un incrocio fra hippie, beat, nerd, hacker, informatici, ingegneri, in un preciso punto del mondo, cioè in una California che riusciva a mettere insieme università,
industria militare, industria elettronica, era tutto lì nel giro di 100 km, quindi diciamo che l'humus era perfetto, e ha partorito questa comunità, che alla fine era molto piccola all'inizio, che intravide una cosa che adesso noi non dobbiamo dimenticare, cioè che quel tipo di tecnologia era uno strumento ideale per un movimento collettivo che loro intuivano, che il movimento collettivo era un movimento da controcultura, da rifiuto del mondo quello ricevuto dai padri, e se vogliamo essere un pochino più dall'alto e vedere lo sguardo, era un rifiuto delle logiche del Novecento, perché il Novecento era stato un secolo di atrocità, di drammi. E allora è stato in un mondo che noi non dobbiamo dimenticare, allora è stato non per sfiga o perché erano girate storte le cose, no, c'era un'intelligenza europea raffinatissima, culturale, militare, economica, che aveva continuato nella sua propria raffinatezza, e le conseguenze di questo loro modo di leggere il mondo alla fine furono inevitabili, cioè non seppero vedere davanti a sé nient'altro che la guerra, quando la finirono si inventarono la guerra fredda, sviluppando delle situazioni di infelicità mostruose come l'Unione Sovietica, il sistema sovietico, e così come la Germania nazista. E in questo si fanno capolino le democrazie postbelliche, diciamo europee, che cercano di vedere all'aperto, e poi una certa intelligenza che ha un solo scopo, che poi avremmo poi tutto condiviso, cioè quello di evitare che la cosa si ripetesse, cioè proprio rivoltare il tavolo. E lì loro hanno intuito che il digitale otteneva questo. Non otteneva automaticamente, ma hanno visto che comunque immetteva una mobilità, una possibilità di distribuzione del potere, o quantomeno delle possibilità a prezzo molto contenuto, che sgangherava tutto quanto. Dato che il Novecento era stato risultato di un dominio pressoché incontrastato dell'élite, il primo punto che loro colpiscono è: non ci saranno più elite al sicuro, ci saranno, ma non saranno più così al sicuro, perché noi cominceremo a distribuire informazioni, possibilità di espressione, confronto di idee, e il digitale sembrava nato apposta per quello, perché praticamente traduce tutto il mondo in un materiale molto fluido, molto leggero, che viaggia molto più facilmente. Se tu imposti semplicemente una rete di device che riescono a far passare questa roba, chiaro, il resto è mondo disciolto. Ma poi a un certo punto si è perso il controllo di tutto questo, o ha continuato ad essere un processo guidato? No, nessun... Il punto di partenza è stato pensato, dici tu, sì. ma poi? Ma le rivoluzioni uno sfonda il muro e va di là, se deve prima avere un piano di cosa fa dopo, non certo. Uscirà mai, e loro in questo sono stati esemplari. Certo. Sono stati esemplari. Dopodiché è sfondato il muro, da quel muro sono passate molte persone, tipo Bezos, un genio, è passato con un unico scopo, fare molti soldi e disintegrare delle potenze economiche che erano precedenti a lui, la grande distribuzione, eccetera. È un uomo che ha quella passione, ha quell'ossessione, diciamo. Certo. È sicuramente un uomo intelligente, avrà anche altre passioni nella vita, però diciamo il fine era quello. Già in uno Steve Jobs come Bring a Page, quelli di Google, come quelli che hanno fatto WhatsApp, le cose si mescolano molto, cioè la lotta al profitto non è sicuramente l'unico, sicuramente in origine, l'unico scopo che loro avevano. Era una specie di scopo sussidiario. Certo. Cioè se poi non riuscivano a vendere, dare un'alternativa, sì. Sì, ma per loro era molto più affascinante il fatto di sgangherare tutti, cioè c'erano dei blocchi nel mondo che erano quelli che permettevano che si facesse Auschwitz senza che nessuno lo sapesse, no? E allora tutte le volte che hanno minato uno di questi blocchi, il loro godere era quello lì, cioè si vede chiaramente, una roba di narcisismo, di, per carità, di esibizionismo, quello che vuoi. Però c'era questa libidine dello sfasciare i blocchi di un mondo che tu detestavi. Quindi tu dici: abbiamo dovuto scomporre tutto per vederlo ricomporre secondo delle forze più o meno di mercato, più o meno fatte di individualismi di alcuni che hanno avuto un senso di visione. Questa mattina, quando hai raccontato la tua scuola, è una cosa di cui a me fa molto piacere parlare, che è quello del valore dell'aspetto dello studio degli antichi,
gli studi umanistici. Difatti tu hai questo nuovo programma che è Accademia Umanistica, no? Se ho capito bene. Che sembra un paradosso, ma invece ho trovato nel tuo libro, e io questo ne posso essere testimone, perché vedo che negli Stati Uniti, che sembrano sempre quelli più slegati da cose che ti ancorano al passato, che sembrano dei limiti, stanno incominciando nelle grandi società di tecnologia ad assumere gente laureata in filosofia e storia antica. Proprio, io dico sempre, perché gli antichi ti danno delle risposte in termini di orientamento che solo chi non sapeva dove andare può avere lucidi in un momento di grande cambiamento come adesso. Ecco, mi dici un po' di questa tua dimensione, proprio come vedi la contemporaneità degli aspetti umanistici. Sfondato il muro sono successe molte cose, naturalmente, anche gli stessi pionieri si sono un po' persi, perché a un certo punto ha prevalso effettivamente, ha prevalso la tecnica e la postura mentale del vecchio capitalismo. Noi adesso vediamo purtroppo muoversi Brin e Page come non due giovinastri che disintegrano il sistema, ma come due interpreti abbastanza passivi del modello neocapitalista, che è un modello che è largamente, non dico in discussione, proprio in crisi. Sì, assolutamente. E quindi è successo questo. È successa un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare, cioè che l'intelligenza, diciamo, umanista, oppure non solo l'intelligenza europea, ad esempio, invece che salire sull'onda e segnarla con la propria mano, cioè con la propria orma, cioè portare questo movimento collettivo, che era un movimento di liberazione comunque, arricchirlo di un contributo, si è irrigidita e ha detto no perché perdiamo i rapporti personali, perché non si studia più il greco antico, eccetera. E noi abbiamo perso 15 anni, perché compattamente tutta l'intelligenza, diciamo, della parte umanistica e quindi molto europea, diciamo, è stata ferma e ha fatto una guerra di resistenza assurda. Intanto era inutile riuscire a fermarle, perché non lo fermi l'iPhone sostanzialmente, i videogame non li fermi. Chiaro. Ma soprattutto la cosa è che non c'è stato il contributo di quell'intelligenza lì. E quindi i colori di tutta questa rivoluzione sono rimasti colori originari, che sono ingegneri americani, maschi. Non si è arricchito di una forma. Tu hai parlato, ne ho parlato parecchie volte nel mio blog, di questo superamento, o se vuoi, identificazione di grandi punti di debolezza delle forme capitalistiche che abbiamo avuto fino ad oggi. In fin dei conti, questo sistema doveva servire a democratizzare la ricchezza, per certi aspetti invece la sta polarizzando. E in ogni caso, gli ultimi anni, pur con questo grande accesso alla conoscenza, all'informazione, che dà e doveva dare più chance a tutti, sembra in qualche maniera che siano successe due cose. La forchetta si è aperta sempre di più tra chi è fortunato e chi è sfortunato, e quindi questa forma di capitalismo dimostra dei limiti, e quindi bisogna porvi rimedio. Sembra che quasi anche questo ascensore sociale, che è alla base della crescita culturale e prospettica di qualsiasi tipo di paese, non funzioni più. Tu come la vedi? Bisogna prenderla molto sul serio e bisogna prenderla con coraggio, perché è un passaggio che non passerà senza traumi e senza dolore. Adesso le elite sono convinte che si può fare tutto comunque con una, come sempre è successo, con una morbida riforma delle cose, ammettendo che effettivamente... Tu difatti in un articolo che ho letto di recente parli: l'elite deve tornare in campo. Oggi, quando hai presentato la tua scuola, ne hai dato come un valore distintivo quello di renderla più accessibile possibile a chiunque abbia voglia di frequentarla, con tutti gli strumenti e facilitazioni che tu hai fatto e che dai ai tuoi studenti. Mi sembra di capire dall'articolo che ho visto che la tua opinione è che l'elite deve ritornare in campo e prendere coscienza che questo è un problema strutturalmente importante. Sì, l'elite si è fatta ipnotizzare da un modello che è quello there is no alternative, cioè un pensiero unico. Cioè c'è una sola possibilità vera ed è quella del neocapitalismo, diciamo, sviluppato, perché comunque è un sistema per cui abbiamo tolto dalla fame moltissima gente, abbiamo sollevato la soglia della miseria in buone parti del mondo, ha ottenuto dei risultati sicuramente, però ecco, l'incantamento rispetto a questo modello deve crollare, perché siamo già in ritardo, perché quello è un modello che non è questione di pentirsi. È anche possibile che in un certo momento storico quello dovessimo fare, che è difficile dirlo, ma sicuramente oggi quel modello
produce comunque un tipo di ingiustizia sociale che è troppo forte rispetto all'educazione e all'informazione che il mondo ha. Cioè, tu potevi ancora avere delle soglie di ingiustizia sociale così alte quando la gente non era informata, quando alla fine se controllavi le parrocchie, il Partito Comunista avevi controllato tutto. Ma oggi è bestiale, cioè il game ha effettivamente fatto quello che voleva fare. È riuscito nel suo intento. Sì, ha distribuito possibilità. Non è riuscito a distribuire pienamente il potere, ma comunque anche un po' di potere l'ha distribuito, ma le possibilità sì. E a questo punto... Senti, non fa paura secondo te questo fatto che si ha l'impressione che la tua lettura, poi arriviamo alla fine e io la condivido pienamente, faccio l'imprenditore per cui cerco le analogie nel mestiere degli altri per arricchire il mio, quindi il senso del cambiamento, il senso di lettura storica, di proiezione, di programmazione, ma anche di visione sono essenziali, però ogni tanto impaurisce questa sensazione, che vale anche per il mondo, c'è una forte analogia con il mondo dell'impresa, che è quella di aver ridotto tutto quanto al breve termine. Il numero di like che ricevo oggi sono quelli che condizionano la mia vita e questo può essere molto rischioso, ecco, tornando agli antichi che invece dovevano programmare nei secoli, diventa pericoloso anche per il mondo dell'impresa, cioè io questa è una cosa che vedo sistematicamente nelle relazioni tra proprietà e management, nel modo in cui il management gestisce il proprio mestiere, no? Sei condizionato dai risultati trimestrali della borsa, della finanza che ti chiedono voglio questi risultati, non è un limite di tutto quello che stiamo vivendo e tu cosa prevedi? Ci sarà un'evoluzione antropologica di questa cosa e troveremo gli adattamenti o dovremo saper convivere tra questa grande pressione per esserci oggi su tutto immediatamente, ma come trovare l'equilibrio con il senso di visione che può costare qualche like nel quotidiano? Sì, è un'osservazione giustissima. Il game è un gioco difficile e oggi i protagonisti di questa civiltà qui sono persone molto talentuose, molto talentuose. E quello che dici tu, ad esempio, è questa... Allora, il game prevede che tu un aggiornamento quotidiano, ma più che quotidiano. Cioè la cosa su cui tu lavori continua a spostarsi in continuazione. Non c'è più niente di fermo. Quindi tu devi avere questa capacità di essere vicinissimo, perché tu devi capire ogni singolo mutamento e avere una risposta molto veloce, come nei videogame. Arriva il Marcellino che ti spara e tu devi spararli. È così, costantemente. Mi piace poi se ci racconti il calcio balilla, il videogame, questa metamorfosi. Che è una similitudine, ma può essere utile. E lì allora ci stiamo concentrando su questa abilità che non era così utile negli anni 50, ma nemmeno 20 anni fa, quando io studiavo all'università. Questa non era una skill necessaria. Invece adesso tu devi essere proprio tan tan tan, muoverti. Ci stiamo concentrando su questo e solo i più bravi fanno questa cosa che è tipica del pittore, che si mette vicinissimo alla tela e col pennello fa dei segni bianchi e con la testa lui è 10 metri dietro e sa che da 10 metri vedi una perla. Ma se tu guardi così vedi una slinguazzata di colore olio bianco. Ma quando lui è lì così, lui, perché ha un talento, lui vede la perla come a 10 metri. E noi stiamo smarrendo in generale questa capacità qui. Ci siamo portati tutti molto a ridosso perché il game se no non ti perdona. Se tu guardi da là, il game ti fa fuori. Quindi siamo tutti molto stretti. In mezzo ai tutti ci sono quelli che invece hanno questo talento qua, cioè che vedono la perla. E ci sono, non si può dire che non ci siano. Ci sono molte persone che hanno una visuale molto avanti, hanno visioni, cioè ci sono assolutamente. Quelli lì oggi sono i più forti. E questi, secondo te, il sistema del game, diciamo tecnologico, è pronto a facilitare il grande pubblico nel riconoscerli? Sembra quasi la parte più difficile. No, perché quelli lì oggi costruiscono gli strumenti che la gente ama. Cioè io su questo non ho dubbi, a partire dai libri, strumenti di ogni tipo. Libri, ma anche il tipo di palestra, il tipo di cibo, e perfino politicamente, ti dirò. Cioè la gente riconosce una... perché la gente si è abituata a questa capacità, a questo talento, quando l'hanno vista in Google, chiamiamoli multitasking, in Amazon, esatto. Nell'iPhone, in tutti gli smartphone, e poi in WhatsApp, poi nei social. Tutte queste macchinette sono costruite con questa doppia capacità. Sono dei quadri costruiti da pittori. Cioè Steve Jobs si chinava e voleva che l'icona fosse smussata negli angoli.
rompeva le palle perché gli facessero l'icona che fosse simpatica, eccetera. Ma nel contempo era 300 metri indietro e aveva deciso che l'umanità avrebbe smesso di telefonare nel telefono, ma avrebbe fatto altro. Sì, sì. Allora, quando molti fanno questo, poi tu mandi il figlio a scuola e vorresti che il professore del tuo figlio facesse questo. E la gente va proprio in questo momento, track, solo dove trova questa qualità qua. Chi gliela dà? Non è questione di non riconoscere, la riconoscono subito. Questo è importante anche noi, appunto, come ti raccontavo, nel mondo dell'impresa. Io dico sempre che le società, quando noi poi le cediamo, passiamo a dei cicli seguenti, devono essere molto meglio di quello che noi abbiamo trovato, ma molto meglio non solo da un punto di vista appunto finanziario e economico, ma proprio perché guardando da lontano magari hanno lasciato un immobile più bello, in un luogo più bello e una cultura o una generazione magari di giovani che, insomma, che sente l'azienda e che la vive... Che la vive con molto entusiasmo. Tu parli anche di estetica, di bellezza. Il bello è etica? Cioè, è vero che queste due parole stanno sempre assieme? Eh? Cioè che il bello è etica e l'etica è bello? Quello è rischioso, ma diciamo che la bellezza però sta sempre dalla parte di una certa intensità, che poi la gente più sobriamente chiama il senso della vita o l'emozione della vita. Cioè, dove noi riusciamo a costruire bellezza, la trama del mondo ha dei momenti come di maggiore intensità, cioè si raccoglie l'intorno. Su questo noi non abbiamo dubbi. Anche dove c'è il denaro, se vuoi, sì, il mondo si accartoccia e esprime maggiore energia. Non è che le due cose vanno spesso anche a braccetto, se pensiamo a tutte le bellezze che abbiamo in Italia, sono tutte bellezze nate da delle ricchezze immense, che fossero la chiesa o il potere, insomma, spesso viaggiato insieme. Ma certamente dove gli umani fanno un'esperienza di bellezza, la loro vita ha come un'increspatura di intensità. E noi ci alziamo al mattino solo con un intento nella vita, che quella specie di orizzonte piatto che è esistente si increspi in qualche modo. Che può essere che ti innamori di qualcuno, che può essere che vedi tuo figlio nascere, ci sono cose che... Io dico sempre che nei momenti cruciali della vita la differenza la fa l'emozione. Cioè noi siamo disposti ad andare oltre il conosciuto, non è nella ragionevolezza né così, nella sicurezza dei numeri che ci porta ad andare oltre, a scoprire tutti quelli che hanno fatto le cose importanti prima dei 30 anni, è proprio perché sono stati guidati dalle emozioni. È stato vero anche per le scelte più importanti della tua vita, non so, tipo quando hai deciso che eri uno scrittore, come l'hai capito? Io ho viaggiato molto, sempre alla ricerca di vibrazioni, cioè io giravo e sentivo tutto piatto, fermo, forse perché io vengo da un mondo che era piuttosto piatto e fermo, molto prudente, molto impaurito, così, una specie di media borghesia nordica, sabauda, quello è un mondo molto stretto, tirchio anche di cose, molto impaurito, diciamo. Per cui io ho sempre cercato invece di portarmi dove sentivo che partiva una vibrazione, anche se rischiosa, diciamo. Però purtroppo morire ma di intensità che campare in quella roba lì. Forse appunto proprio per il mondo da cui venivo, ecco, come tutti, poi dobbiamo ammazzare i padri in qualche modo. Sì, no, ma era proprio questo, anche per me il senso era quello di scoprire se ero veramente bravo da solo, no? Cioè per me era fondamentale capire se questa passione, perché per me era una passione, no? Scoprire come le cose potessero essere fatte meglio, pensare a lungo termine, trovare queste analogie, sperimentare se vuoi alla fine, ma soprattutto mettermi in discussione. Dal punto di vista, era un'emozione che mi guidava, stavo scappando anch'io come... Siamo scappati durante il gioco delle game. Sì, sì, perché alla fine l'energia che ti dà l'evasione, c'è una frase di un libro che amo molto, che è un libro di Rebecca West, che dice: eravamo felici come lo sono solo gli evasi. Che se ti pensi, io non sono mai evaso da una galera, ma se pensi un attimo, quando questi qui si girano, vedono una galera, ce l'hanno fatta, cioè come immaginare una felicità più grande, no? E io sì, io l'ho conosciuta stamattina, l'ho conosciuta, cioè fa tutto parte di una grande evasione, di un grande piano di evasione, e cerchiamo sicuramente i colori che vogliamo, la luce che vogliamo. Senti, alla fine tu sei ottimista comunque, questo mi è piaciuto molto nel tuo libro, e mi sembra un ottimismo costruttivo, cioè non quello tipo ormai siamo qui in mezzo e badiamo, ma dobbiamo crederci e possiamo crederci, è perfettibile la cosa ma è la direzione giusta.
Sì, faccio quell'effetto lì. Io continuo a cercare di dire che in realtà io sono realista, cioè quello che accade in questo momento è che c'è una forma di pessimismo libidinoso, autocompiaciuto, che è lui che si discosta dal realismo semplicissimo. Metà di quel libro semplicemente inquadra questi fogli e dice sono dei fogli. Cioè riprende questa fatica, perché invece ormai per il mondo non sono più fogli, sono una minaccia, sono il simbolo del degrado della cosa, perché una volta i fogli non si piegavano così, no? E per cui, ma più della metà di questo libro, The Game, è semplicemente un ritorno al realismo. Cioè riguardi una cosa e diceva, adesso ti spiego cosa è successo veramente, prima che tu ci carichi sopra tutta la tua libidine di apocalisse, eccetera. Dopodiché in alcune cose sono ottimista, nel senso che forse sottovaluto il potere distruttivo di alcuni potentati del pianeta, ecco. Cioè forse sottovaluto la forza del nemico. Questo è possibile, spesso me lo fanno notare, eccetera. Ma dopodiché sono anche largamente pessimista, cioè se uno prende l'ultima parte del mio libro, i mali del mondo in cui viviamo ci sono tutti, non è che sono negati. E c'è scritto molto chiaro che o noi interveniamo portando le intelligenze che per adesso non sono salite, certo, dentro, oppure e prendiamo noi atto che tante che volte alcune cose che noi liquidiamo con populismi, con confusioni della massa, ma in realtà magari ci sono anche delle lamentele che sono, appunto, proprio per quello che dicevamo prima, sono anche giustificate o perlomeno devono essere comprese e a cui bisogna dare risposte. Per molti di noi, ecco, sicuramente per persone come me e te, ad esempio, noi oggi in questo momento siamo chiamati a un compito molto sgradevole, cioè dobbiamo imparare una lezione da maestri che non amiamo, di cui non ci piace il modo in cui parlano, non ci piace quasi nulla di loro. Però in loro c'è uno sguardo che noi abbiamo perso, dove c'è qualcosa di vero. E noi adesso abbiamo questa suprema prova che ci meritiamo di umiltà, di pazienza, di pigliarci questa lezione dal peggiore dei maestri. Questo è. Ma d'altra parte abbiamo un tale ritardo, abbiamo avuto una tale pervicacia nel ripetere degli errori o di non vedere delle conseguenze di quello che facevamo. Questo io penso ogni tanto che dipenda anche dal troppo successo. Io vedo anche nel mondo dell'impresa, sembrerà paradossale, ma più un'azienda ha avuto successo, più è diventata autoreferenziale, più alla fine si è aggrappata a questi vantaggi competitivi che erano dei punti di forza, hanno finito per diventare dei dogmi che sono più un impedimento che una fortuna. Sì, e lo vedi, infatti, guarda, io mi sono avvicinato al mondo delle aziende solo nell'ultimo pezzo della mia vita facendo questa scuola, che sono stato costretto, certo, soprattutto nell'ultima parte in cui siamo diventati grandi. Sono diventato socio di imprenditori veri, prima avevo degli amici. Assolutamente. E ho imparato ogni giorno. E le imprese sono degli organismi viventi dove in laboratorio tu vedi molte delle dinamiche che poi sono quelle del mondo. Quindi è una scuola pazzesca, è veramente una scuola pazzesca. Sì. Ad esempio questo ciclo di vita e di morte che le aziende non accettano. Cioè in realtà noi dovremmo essere i primi che distruggiamo noi stessi. Io qui, questa è un'azienda piccola, però qui la legge è che il primo che denuncia i limiti del nostro insegnamento dobbiamo essere noi, modificandolo l'anno dopo. Il giorno che arriva qualcuno a fare meglio di noi vuol dire che ci siamo addormentati. Però in altre parole, in azienda si dice meglio cannibalizzarsi che farsi cannibalizzare da qualcuno. Al limite è meglio finire prima un prodotto che funziona ancora. Proprio così. Paradossalmente io dico sempre, parafrasandola, come la macchina che finisce fuori strada, che più veloce andava, più lontano va dalla strada maestra. Sì. E lì sono dinamiche che ti servono molto, cioè sono poi le ritrovi nella vita del mondo. Fantastico. Grazie Alessandro. Io se vuoi dire qualche cosa, altrimenti voglio assolutamente una dedica. Sì, non so, ho preso questo perché mi piaceva, perché sì. Devi sapere che ho una figlia che fa liceo classico. E la cosa, appunto, per le cose che dicevamo prima, mi inorgoglisce abbastanza, mi rende molto orgoglioso, però non sono ancora riuscito a convincerla che c'è una forte complementarietà tra tutto questo che le piace, per cui gli antichi, e il mondo che viviamo e anche la tecnologia, perché c'è in dialogo in realtà. Sì,
Dedichiamole questo libro. Dedichiamo questo libro. Agnese. Agnese. Ecco. Grazie mille. Grazie. Grazie veramente di tanto.